Bentornati a The Fisbio Show, sabato 27 febbraio, puntata dedicata al numero 3405 di Topolino. Numero che vede una bellissima copertina che rappresenta un gastone un po' diverso dal solito realizzato da Andrea Felcero con i colori di Andrea Cagol. Come sempre all'interno troviamo diversi teaser, il primo dedicato al deposito come il buon Iberermetti ci ha annunciato sul suo profilo Facebook lui è l'autore di questi teaser, tranne quello di PK che ovviamente è una cosa a sé ma che fa piacere vedere e ci fa avvicinare pian piano al tanto atteso evento. E proprio di questo evento si parla nell'editoriale del direttore Alex Bertani perché ci annuncia a breve l'inizio di una storia collegata poi ad un'iniziativa con un gadget ed è proprio il deposito di Zio Paperone che potremo acquistare insieme al topo e completarlo pezzo dopo pezzo e avere poi a casa nostra il bel deposituccio con tutti i piani ben rifiniti, tutto quanto i personaggi anche realizzati che troverete nel legato anche ad altre testate mensili, giusto per spillarci altri soldoni. Progetto opera del grande maestro Alessandro Sisti e poi realizzato da Libro Ermetti che ormai... Lo troviamo ovunque, liberone ermettone che tra una sbevazzata e l'altra riesce a realizzare queste strepitose cose e sono molto ma molto contento per lui. È proprio il deposito tra la protagonista di una storia puntata realizzata da Alessandro Sisti con i disegni di Giuseppe Facciotto, il tutto a partire dal numero 3407 di Topolino. Ma tra sette giorni partirà anche Musica Lisota, la prosecuzione di X Music, di qualche tempo fa, e che rivedrà i nipotini in pista in concomitanza anche del festival di San Romolo. Ma eccoci la storia, tanto attesa, tanto chiacchierata, di cui c'erano alte aspettative da parte del direttore, ma anche da parte di noi lettori la prima parte di Gastone è la solitudine del quadrifoglio testi di Marco Nucci, disegni di Stefano Zanchi come ormai sapete bene io non mi sbilancerò con questo primo episodio perché ci tengo a lettura conclusa poi a tirare le somme e dare un giudizio complessivo sulla storia a 360 gradi ormai è sempre così però... Posso subito dare un aggettivo a questa storia e la definirei profonda perché ci mostra un Gastone diverso dal solito, atipico, più umano, con dei sentimenti verso se stesso soprattutto, e la cosa rende interessante. Questo chiamiamolo progetto intorno a questo personaggio, tra virgolette secondario. Interessante anche come si sviluppa poi la storia in sé. Mancano i dialoghi, sono tante didascalie presenti perché sono i pensieri che ha Gastone, che lo torturano, lo rendono irrequieto e a tal punto da dover prendere una decisione drastica, che sarà quella poi di lasciare Paperopoli. E andare a vivere come una sorta di eremita in una casa in campagna vinta ad una delle tante lotterie che lui partecipa e vince senza muovere un dito e farà anche la conoscenza di nuove persone. Ma a dar Darbanforte, alla storia di Marco Nucci, c'è uno Stefano Zanchi strepitoso, mai così in forma, perché veramente ha dato il meglio di sé in tutto. L'intera prima parte di questa storia e poi anche aver avuto la possibilità di supervisionare la colorazione ha reso la storia ancora più bella proprio dal punto di vista grafico ed è interessante che si inizi a lavorare anche sotto l'aspetto del colore perché ho ripetuto più volte. E lo sottolineo ancora in questa occasione: è l'anello debole delle storie del settimanale, quello della colorazione e poter anche dare delle indicazioni della colorazione, come accade anche nella storia di Area 15, come è accaduto anche in passato, grazie a a Claudio o a Donald Soffritti, riusciamo poi ad avere delle storie molto ma molto migliori rispetto a quelle viste nel passato recente. Non dico nient'altro perché questa è una storia che dovete leggere, immergervi e cercare di capire che cosa vi sta trasmettendo la lettura. Io posso dire che è un qualcosa che non si era ancora visto sulle pagine del settimanale e che potrebbe avere degli svolti molto ma molto importanti per il futuro. E ci troviamo di fronte a una storia che è molto matura. Marco Nucci ci ha messo molto del suo, si vede che ha studiato a fondo il DNA di questo personaggio e ha voluto in un certo senso portarlo oltre alle sue caratteristiche principali e Credo che in qualche modo ci sia riuscito, ma attendo di leggere con molta ma molta curiosità, la seconda parte. Area 15: Il mistero di Alistair Black. Sempre i testi Marco Nucci ai disegni libro Armetti. Qui posso trarre la conclusione più ovvia, che è quella. Che conferma ciò che ho detto la settimana scorsa area 15 ha un potenziale enorme e marco nucci è riuscito a prendere la pala al balzo e costruire qualcosa di molto bello insieme a questi paperotti merito anche dei disegni superbi del buon libro ermetti che si è veramente sbizzarrito e ha dato Oltre a quello che era in grado di fare attraverso queste pagine, si vede tutta la sua passione, il suo amore per questi giovani personaggi. Lo stesso vale per l'autore che eredita una grande prima avventura scritta da Roberto Gagnor la primavera scorsa e riesce a inserire senza nessun problema anche Newton Pitagorico che ci sta benissimo all'interno di questo team e continua a essere se stesso, quello che abbiamo visto nelle sue avventure, diciamo, singole con il buon Stefano Intini, la coppia Intini ci ha fatto veramente divertire in questi mesi con le storie di Newton Pitagorico e qui lo rivediamo tale e quale a quello che abbiamo avuto modo di conoscere, ad apprezzare e ci fa divertire come non mai. Inoltre l'amore per il fumetto riesce ad entrare all'interno di Era 15 e mostrarci una seconda parte di questa storia. Diversa dalla precedente, il tutto sembrava andare verso un enigma mh, tetro difficile da risolvere, ma poi, come vedrete in queste pagine, prenderà una direzione completamente opposta. E come dicevo in precedenza, anche qui il fattore colorazione ha dato una marcia in più alla storia, alla supervisione di Ermetti, che anche lui, lavorando con i grigi, queste ombre, riesce a dare una tridimensionalità ai personaggi e anche alla storia a fumetti che viene rappresentata all'interno della storia di Area 15. Ci fa proprio immergere nelle pagine e vivere l'avventura che i nostri amici stanno pian piano portando alla conclusione. Non mancheranno i soliti litigi tra ragazzetti, scenate di gelosia amorose, ma questo è capitato anche a noi, da ragazzini, e sta capitando anche ai nostri amici di Area 15. E. Ogni singolo personaggio è stato comunque messo a fuoco dall'autore, chi più chi meno, ma Giggs e Ryan soprattutto sono stati quelli più utilizzati nel modo corretto. E poi a quanto pare ci sarà una new entry all'interno di Era 15, oltre ad aver visto anche Pennino, il nipote di Paperoga, che... Ha fatto piacere a me e a tanti di voi che lo hanno visto nell'episodio precedente, me l'avete fatto notare nei commenti, ma volevo poi parlarne proprio in questa puntata a conclusione della storia proprio di Area 15. Oltre a lui poi ci sarà Christopher, che è il nipote proprio di Alistair Black, che a quanto pare inizierà a dare fastidio ad uno dei nipotini. Quindi, per quanto mi riguarda, Area 15 promossa a Pini Voti riesce sempre a raccontare qualcosa di nuovo perché questi personaggi molto semplici, ingenui ma con tanto tanto potenziale ci daranno tante soddisfazioni in futuro, ne sono sicuro. Pippo è il parente pedante, storia di Roberto Moscato, disegni di Lucio Leoni. Una breve con protagonista Pippo e Topolino, ma anche un parente di Pippo. Il bis bis cugino Posi Dippo, praticamente tale quale a Pippo, ma con un carattere completamente opposto a quello di Pippo. Attento, molto fiscale, puntiglioso. Elegante e precisino. Queste sono le caratteristiche di questo bis, bis cugino. Roberto Moscato fa esordire questo personaggio all'interno di questa storia con dei disegni di Lucio Leoni che continuano sempre a piacermi. Non ho idea, sinceramente, se la storia è attuale o meno, ma forse sì! Ma è una bella riempitiva di poche pagine che ci fa divertire. È ci mostra un Pippo che perde le staffe perché si trova dinanzi a lui l'opposto di se stesso e non riesce ad accettarlo in nessun modo. A seguire troviamo due brevi dedicate al Festival di San Romolo, ovviamente a breve inizierà il Festival di Sanremo, e Topolino è presente, come ha fatto qualche mese fa durante X Factor, proponendo X Music e intersecandosi proprio con i personaggi reali... Trovandoli poi in versione paperizzata all'interno della storia. Accade la stessa cosa per Amadeus, alias Amadak e per Paperello, alias Rosario Fiorello, e il buon Pietro Zemelo, l'autore di entrambe le storie. Invece, troviamo Alessandro Perina nella prima e Federico Franzone nella seconda, che ci narra il passato e il presente di due amici sia nella storia fumetti ma anche nella vita reale proprio Madeus e Fiorello che da giovani si fecero una promessa di trovarsi un giorno sullo stesso palco a presentare proprio il festival di San Romolo e così sarà poi anche nella realtà che si troveranno quest'anno insieme sul palco dell'Ariston a presentare il festival di Sanremo la prossima settimana troverete altre due brevi che sinceramente non mi dispiacciono se il tenore è questo qui, con i personaggi di Paperopoli, Paperone che è lui a gestire il tutto, questo ambaradam musicale, e con Paperino e magari altri personaggi di Paperopoli. A trovarsi in mezzo a vari cantanti vip e proprio i due conduttori. Bene, numero che termina qui! Non c'è nient'altro da dire, ne sono sicuro al 100%. Io vi ringrazio, ragazzi, per essere arrivati fino a questo punto. Se vi è piaciuto il video, un bel like, un pollicione gigantesco che sbatte contro il monitor. Commentate, fatemi sapere le vostre impressioni a caldo, a freddo a temperatura tiepida fate come volete soprattutto per le prime due storie di questo numero la prima parte della solitudine del quadrifoglio e anche la conclusione della storia di aria 15 io sono sempre qua pronto a leggervi a mettervi un like o un cuore in base a quello che scriverete e a rispondere a tutti i vostri commenti domande curiosità critiche opinioni anche perché a quanto pare farà molto chiacchierare anche durante i prossimi giorni la prima parte della solitudine del quadrifoglio e vedere un po' quello che ci riserverà la seconda puntata della prossima settimana ebbene per questa settimana è tutto attendo con ansia il prossimo numero della settimana perché così potrò dire la mia sulla storia di Gastone perché nel bene o nel male ci sarà molto ma molto ma molto da dire io vi saluto, buon weekend, fate i bravi a presto arriverà la live anche un'altra live super super super, super mega iper incredibile sono lì che sto programmando sto preparando il tutto presto avrete le mie notizie, ciao